cosa deve diffidare un lettore appassionato di vino che si vuole informare riguardo al vino, appunto? Dunque, fare attenzione a non leggere cose che non stanno né in cielo né in terra, e ce ne sono molte purtroppo nel mondo, anche del web soprattutto, perché di gente che sappia effettivamente di che cosa parla nel mondo del vino ce n'è molto poca. Ci sono tante leggende metropolitane e poca sostanza e soprattutto poca preparazione di carattere tecnico e scientifico. Quindi se uno vuol sentire tante belle storie può anche leggere senza attenzione, ma se si vuole informare sul serio è bene che faccia una selezione piuttosto seria e che non dia retta ai sentito dire o alle stupidaggini che circolano in giro. Ecco, la chiarezza dell'esposizione e la sinteticità, insomma, essere chiari e diretti, può essere un elemento per valutare una recensione o comunque un articolo intorno al mondo del vino? Beh, questo è direi il minimo indispensabile. Dopodiché si può essere anche chiari e diretti dicendo sciocchezze, questo è un altro discorso. Il problema è essere chiari e diretti avendo una preparazione alla base. Chi fa informazione del vino deve essere un divulgatore, deve essere simile a Piero Angela o a Mario Tozzi, non a un raccontatore di balle.